Grande successo per la cerimonia alle Fonti Awards Diritto Penale, svoltasi lo scorso venerdì 25 maggio 2018 a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio di Commissione Europea. La serata dedicata interamente ai penalisti, i principi del foro. Tra i momenti clou, la standing ovation per Angelo Giarda, dello studio legale Giarda, che nella commozione generale ha ricevuto il premio alla carriera. L'avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto penale. Il premio viene assegnato, scusate, a Guglielmo Giordanengo, dello studio Giordanengo, Avvocati Associati. Per essere il fondatore di uno studio altamente specializzato e dinamico che ha mantenuto integri i valori che hanno ispirato la sua attività fin dagli inizi e per essere autore di numerose pubblicazioni e per l'intensa attività universitaria. Qui partono anche i Bravo. Siamo in compagnia dell'avvocato Guglielmo Giordanengo, dello studio Giordanengo Avvocati Associati. Buonasera, avvocato. Buonasera. E questa sera ha ricevuto il riconoscimento personale alle Fonti Awards nel campo del diritto penale. Le chiedo anzitutto di commentare questo riconoscimento. È una grande gioia, è una grande soddisfazione e devo dire, la gioia è moltiplicata dal fatto che è il terzo anno consecutivo, il che significa evidentemente una continuità, che è la cosa che mi fa più piacere. È un premio individuale, ma è un premio che non posso non condividere col mio studio, con tutti i ragazzi che oggettivamente sono assolutamente fondamentali per me, per lo svolgimento del lavoro in maniera adeguata. Bene, il tema del CEO Summit di questa sera riguarda la figura dell'avvocato penalista ieri e oggi, ossia dagli anni di Tangentopoli alla consulenza odierna. E le chiedo come crede che si siano evoluti la figura e l'approccio dell'avvocato penalista tra oggi e, insomma, quell'epoca, all'inizio degli anni 90. Direi che è cambiato tanto, è cambiato tutto, nel senso che si è passati da una figura del penalista fondamentalmente come avvocato difensore ad una figura del penalista come consulente di azienda, cioè un intervento non solo successivo al momento in cui si riceve il famigerato avviso di garanzia, ma un intervento preventivo, cioè il penalista come consulente dell'azienda in tanti ambiti, per esempio l'ambito dell'antinfortunistica per la costruzione di un adeguato sistema di deleghe, diritto ambientale, fiscale, la 231, e quindi sostanzialmente ritengo che si vada verso uno sviluppo della figura del penalista proprio nella direzione della consulenza, direzione che una volta non esisteva. Bene, le chiedo infine quali progetti avete in serbo per i prossimi mesi. Che dire, speriamo di rivederci qua il prossimo anno perché significherebbe che abbiamo lavorato in maniera adeguata. Il progetto è cercare di andare avanti sulla linea direttrice che abbiamo intrapreso alcuni anni fa e quindi insomma sperare di continuare ad avere le soddisfazioni che abbiamo avuto in questi anni.